Marcello Ritondo, avvocato e scrittore, pubblica con Booksprint Crisi, una raccolta di racconti che parlano dei vari aspetti che il termine crisi può assumere. In questa intervista ci parla di sé, del suo libro e della sua interpretazione del concetto che ha analizzato. Ritondo, di professione principale avvocato e anche scrittore, pubblica con Booksprint il libro Crisi, una raccolta di racconti che parlano della crisi economica, morale, sociale che il nostro periodo sta attraversando. Come mai ha pensato di scrivere un libro su questo argomento? Ma mi interessava descrivere la crisi sotto l'aspetto ironico, in un certo qual modo descrivendo la condizione di tante persone, di tanti soggetti che si trovano a vivere quotidianamente, a lottare contro un sistema economico che è palesemente in crisi e che li costringe in una situazione veramente a volte drammatica. E siccome io penso che in ogni situazione drammatica vi sia anche una componente, se vogliamo, umoristica, una componente comica, in ogni situazione tragica c'è sempre qualcosa di comico, qualcosa di ironico. Io ho cercato di tirar fuori questa componente, questo lato, dalle situazioni, dai soggetti che descrivo nel libro. Nella sua biografia, io ho letto che lei, diciamo, ha una vita abbastanza movimentata. Qual è stato, diciamo, un momento, se c'è un momento della sua vita a cui è particolarmente legato, ovviamente, un momento, in cui, la scrittura la fa da padrone? Ma certamente io sono legato al periodo degli anni 70, quando ero giovane. Io sono un ex appartenente al movimento studentesco di allora. Ho fatto parte del movimento delle case occupate di Milano. Ero uno studente dell'Università Statale di Milano che si batteva per i diritti delle persone e anche per la democrazia, anche se in quegli anni erano anni molto agitati, molto pieni di ribellione. Ci fu anche il terrorismo, purtroppo, però diciamo che quegli anni rappresentarono un momento veramente importante, secondo me, per la democrazia del nostro paese. Infatti furono fatte alcune delle più importanti leggi sullo stato sociale, per esempio furono fatte delle leggi in favore delle donne, della parità dei sessi, fu fatta la legge in favore dell'aborto libero e assistito. Tutto questo fu dovuto al grande movimento di allora, dei giovani, degli studenti e anche naturalmente degli operai che lottavano contro questo sistema. Naturalmente noi avevamo una visione ideologica rispetto a oggi, allora non ci sognavamo neppure di dire in piazza noi non siamo né di destra né di sinistra, noi eravamo di sinistra e lo affermavamo orgogliosamente, anche se naturalmente eravamo molto critici con la sinistra ufficiale di allora, col Partito Comunista, eccetera. Senta, ma come mai, diciamo, lei è avvocato principalmente? Come mai poi un avvocato? Ma questo non deve stupire, io penso che molti, adesso non per parlare dei grandi scrittori, ma sono molti grandi scrittori del passato che erano anche laureati in giurisprudenza, No, lo certo. facevano anche gli avvocati. Se pensiamo per esempio il più grande commediografo italiano, Carlo Goldoni, era un avvocato, era laureato in legge. E poi ce ne sono altri, insomma. E il fatto che uno che fa una professione che sembra diametralmente opposta a quella letteraria e si dedichi alla letteratura non deve stupire. Io naturalmente ho sempre avuto una passione per la lettura e per la letteratura. Ecco, io questo volevo Fondamentalmente chiedere. sono un poeta, sostanzialmente sono un poeta anche se non ho ancora pubblicato niente, però conservo tre raccolte di poesie, questo l'ho scritto anche nel libro, Sì, nella infatti mia lo biografia. leggevo. Proprio questo mi interessava, cioè quando e come si è appassionato alla scrittura, comunque ha deciso di mettere, diciamo, le sue emozioni su carta sotto forma di poesie, di romanzi e poi di racconti, come quest'ultimo che ha pubblicato con noi.
Beh, diciamo che l'idea era, diciamo, esisteva in me da molto tempo e naturalmente ora i nuovi mezzi, i computer, eccetera, mi ha facilitato. Io ho sempre avuto la passione, ripeto, della letteratura. I racconti sono, diciamo, un resoconto, se vogliamo, di situazioni che io ho vissuto e che naturalmente ho poi trasfuso in letteratura, però sono situazioni che ho vissuto perché ho fatto una vita sicuramente non ordinaria, non ordinaria, perché insomma io a 19 anni me ne andai di casa a Milano dove non conoscevo nessuno, mi iscrissi in giurisprudenza, allora mi iscrissi in giurisprudenza anche per ragioni politiche, ideologiche, perché naturalmente facevo parte del movimento studentesco. E quindi poi conobbi degli avvocati che erano della sinistra rivoluzionaria e mi appassionai e rimasi iscritto in giurisprudenza anche se la facoltà non, effettivamente non mi piaceva molto, ecco. Però ho continuato, ho voluto proseguire fino in fondo e poi mi sono laureato, eccetera. L'intento era quello di difendere i più deboli, difendere i più deboli, difendere le classi meno abbienti contro l'ingiustizia, contro coloro che avevano nei confronti dei lavoratori, nei confronti dei disoccupati, un atteggiamento persecutorio. Ho sempre cercato la giustizia, al di là diciamo, anche della stessa legge, se vogliamo, tra virgolette, perché la legge purtroppo spesso non è. O non viene applicata giusta o la legge non è giusta di per sé, quindi Invece rimanendo al libro, mi interessava sapere se c'era tra i racconti che ha scritto uno a cui era più particolarmente legato e perché. ma di questi racconti certamente quello a cui sono maggiormente legato è Fuga dalla casa in fiamme, perché è una storia sostanzialmente vera, è accaduta quando io abitavo in una casa occupata e c'era effettivamente una persona che mentalmente non stava bene, era un professore, il quale appunto più volte diede fuoco alla casa. Poi lì ho inventato anche altre cose, ci ho messo altre cose che sono frutto di fantasia, però la storia è sostanzialmente quella, è una storia vera. Le faccio un'ultima domanda, le chiedo di riassumermi in una frase. Cosa rappresenta questo libro per lei e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori? Ma il libro rappresenta, il libro credo che abbia uno spirito antagonista. Credo che nella vita non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre lottare e combattere per la giustizia. Bisogna andare sempre alla ricerca della verità e difendere la verità. Chi difende la verità non può avere paura di niente e di nessuno. Niente, il libro praticamente è una serie di vicende ambientate in varie epoche, però credo che abbia uno spirito antagonista, uno spirito ribelle. Lo spirito che io ho cercato di riportare, che risale, diciamo, a quel periodo che ho vissuto, quello degli anni 70. Crisi di Marcello Ritondo è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.